che è ridotta al buca delle lettere del ministro Tremonti. Apprendiamo che la manovra è stata discussa in 7 minuti, a me sembra un'incongruenza democratica. 7 minuti sono i tempi rapidi per concludere il consiglio d'amministrazione di un condominio dove il capo condomino fa valere le proprie vocazioni e le proprie volontà. Mi viene difficile immaginare quali saggi di buona e alta politica abbia prodotto per 7 minuti quel dibattito. E ieri Maroni ci ha comunicato di aver formalmente reintrodotto il concetto di razza nell'ordinamento giuridico italiano, prevedendo il censimento dei bambini rom attraverso il rilevamento delle loro impronte digitali. Io sto pronunciando in queste 3 righe un concetto, un'immagine che, se l'avessimo voluta fotografare qualche anno fa, avremmo parlato di fantapolitica, di astrazione, di incubo. È una norma della nostra legge. E dice bene Mario Vadia ieri, non è una provocazione, forse è una domanda attenta e preoccupata: a quando i numeri tatuati sull'avambraccio? Per giustificarsi la Lega ha detto ha resuscitato il concetto di censimento. E anche qui non si vogliono creare dei link nella storia troppo facili, troppo frettolosi, però, cari compagni, la parola censimento è la stessa parola a cui ci si affidò nei paesi occupati dai nazisti per chiedere di sapere nome e cognome di tutti gli ebrei, per chiedere che fossero identificati con una stella gialla appesa alla giacca. E sappiamo come si concluse quel censimento. Sia chiaro, noi non immaginiamo che qualcuno voglia costruire campi di prigionia, ma c'è un segno culturale che fa parte anche di un alfabeto dei simboli, e questo alfabeto dei simboli è dentro la storia dolorante di questo paese, di questo continente. E di tutto questo la Lega e la cultura di governo non vogliono farsi carico? Ne prendiamo atto. Ci piacerebbe che tornasse a leggere qualcuno degli statisti della Lega, Hannah Arendt, La banalità del male. In quel libro c'è un passaggio straordinario che ci dice cosa possiamo fare se assumiamo su di noi una grande battaglia collettiva. Voi sapete, ci sono state centinaia di migliaia di ebrei ammazzati, gassati in Varsavia, decine di migliaia in Belgio, in Lussemburgo, in Francia, 47 in Danimarca. Sapete perché? Perché quando l'esercito nazista che occupava fece sapere al governo della Danimarca e al re della Danimarca, come aveva fatto sapere nel Belgio e negli altri paesi, da domani si censiscono gli ebrei e ciascuno di loro dovrà avere la stella di David sul petto, il re della Danimarca, il giorno dopo era domenica, uscì per la sua quotidiana passeggiata a cavallo con una stella gialla appesa al petto. 40 furono gli ebrei uccisi in Danimarca. Perché persino i nazisti fecero un passo indietro, perché la cultura dei simboli si rappresenta una vocazione di diritti e la capacità di tutelarli e di difenderli fa fare un passo indietro a chiunque. Mentre il capo del governo manipola e deforma la nostra Costituzione materiale, poche voci si sono alzate per denunciare il tentativo attraverso, per esempio, la nuova normativa sulle intercettazioni di imbavagliare la stampa. Un fatto tanto più grave quanto più forte in questo paese frastornato è il bisogno di sapere per poter giudicare. I cronisti, dice oggi il governo, saranno obbligati a tacere su qualsiasi notizia relativa a inchieste giudiziarie, provvedimenti, arresti, interrogatori, fino alla celebrazione del dibattimento. Se in passato questa norma fosse stata norma di legge, noi non avremmo saputo nulla. Sul sequestro di Abu Omar, sulle menzogne del generale Pollari, sui dossier di Pio Pompa, sulla scalata all'Anton Veneta, sul crack della Parmalat, sui pizzini di Provenzano, sullo scandalo Unipol, sull'intercettazione della Telecom, fino ai morti di bisturi della clinica di Santa Rita. La pubblica opinione avrebbe appreso tutto a cose fatte, ma forse il problema è questo. In questo paese qualcuno vuole che non ci sia più una pubblica opinione. Ma è meglio opinioni private, privatissime, è meglio giornalisti zelanti, obbedienti, devoti, silenziosi oppure spioni, come l'agente Betula, alias Renato Farina, prima spedito dal Sismi a spiare i magistrati di Milano, poi mandato da Berlusconi a fare il parlamentare della Repubblica per poterci rappresentare. E allora io mi chiedo,
che accade nel paese di fronte a questo sfacelo democratico, di fronte a un premier che non si limita a militarizzare le strade, le discariche, ma che vuole militarizzare il senso comune degli italiani, vuole convincere che la sicurezza passa attraverso la ricerca di nuovi ultimi, nuovi nemici, nuovi capri espiatori. Ma forse la domanda va articolata diversamente: che cosa è accaduto in questi anni a sinistra? Che cosa è accaduto a noi? E torno all'inizio del mio ragionamento, perché è accaduto poco. Abbiamo continuato a rivolgerci a un paese virtuale, mentre il paese reale cambiava rapidamente e andava altrove. Abbiamo sfoderato il nostro repertorio di risposte senza trovare il dovere delle nostre domande. Abbiamo ragionato per schemi, per riepiloghi, per vecchi dogmi, ma non ci siamo chiesti come stava cambiando ad ogni giro di giostra la vita degli italiani. La nuda vita, diceva Fausto Bertinotti in un'iniziativa di qualche giorno fa, che è un'immagine che mescola disagio materiale e solitudine, salari umilianti e precarietà interiore, povertà e perdita di senso. Ci è sfuggita di mano questa complessità, la complessità di un paese in cui il conflitto non contrappone più, come accadeva nel secolo scorso, le due grandi classi che storicamente hanno fatto quella storia. Il conflitto si è riprodotto in una infinità di affluenti che hanno pervaso la vita di tutti, prevalendo e mortificando alla fine persino la loro identità sociale. Abbiamo ritenuto di rappresentare giustamente, con grande senso di responsabilità, le ragioni del lavoro, ma forse ci siamo dimenticati delle ragioni dei lavoratori, cioè le loro domande, che certo sono domande concrete, di senso concreto, legate a salari bassi, legate a pensioni miserabili, legate a una insicurezza cronica sui posti di lavoro, ma ci sono domande altrettanto concrete, altrettanto urgenti, che riguardano la loro vita, il loro modo di essere genitori, figli, cittadini. C'è solitudine in quelle vite e c'è anche precarietà materiale. Chi se ne farà carico? Cosa rispondiamo oggi a questa perdita di identità? Un'inchiesta del Manifesto racconta che un terzo degli operai che lavorano nella fabbrica, in una fabbrica di Melfi, fa uso costante, d'abitudine, di cocaina, non a casa, nei bagni della fabbrica, e non per adeguarsi ai ritmi della produzione come volontè nella classe operaia va in paradiso, ma per sottrarsi ad una perdita di ritmo nella propria esistenza. Proviamo a ragionare su questi operai, che sono lavoratori, sono genitori, figli, cittadini. Proviamo a ragionare anche sulla loro solitudine, ci renderemo conto che va rivisto in parte il nostro alfabeto. Hanno ripensate le parole a cui abbiamo affidato la nostra identità in questi anni, parole taumaturgiche, che dopo il 14 aprile abbiamo ricominciato a declinare più con senso che d'abitudine che con autentica convinzione. Ci siamo chiesti subito come tornare al territorio. Cos'è il territorio, compagni? Esiste? Ha una sua identità? Possiamo immaginare un ritorno al territorio come se fosse un luogo certo, immobile, in attesa di una nostra epifania? Il territorio su cui si affacciavano le nostre sezioni, in cui si faceva un lavoro sociale, concreto, antico, che raccoglieva le fondamenta della politica, che le organizzava in sapienza, in consapevolezza dei propri diritti. Oggi quel territorio si è frantumato, quel territorio è un perimetro, il perimetro è una linea disegnata sulle carte topografiche delle nostre città, che raccoglie soltanto isole, condomini, gruppi. Il territorio oggi è il call center in cui le vite si radunano e si perdono a turni regolari di 8 ore, si è ridotto ad una quinta teatrale, un luogo di sopravvivenza che non ha una sua geografia, non ha nemmeno una sua storia, la somma di piccole patrie, tra loro in guerra, non è più una nervatura di storie, di vite a cui potersi rivolgere con le medesime parole. E allora torniamo a ragionare sulla comunità, sulla nostra comunità, che è molto più vasta di ciò che ci dicono i nostri voti, e non per merito nostro. Una comunità sociale e civile che è il luogo della sinistra, a volte senza sapere di esserlo, che ha contribuito a scrivere la storia di questi anni, perché ne è stata spesso intuizione, avanguardia, ma anche luogo di civiltà, di presidio, di elaborazione politica. Faccio due esempi. Uno mi ricorda il giorno in cui a Palermo si celebrarono i funerali di Paolo Borsellino, in una città che aveva conosciuto una militanza politica e civile, il Partito Comunista, il sindacato, che aveva prodotto i suoi morti, che aveva costruito le sue battaglie, che aveva tentato di sottrarre centimetro a centimetro una geografia sulla quale la mafia rivendicava la propria egemonia. Ma forse il momento più alto di questa battaglia civile e politica contro l'arroganza e l'egemonia delle mafie l'abbiamo costruito quel giorno.